Un saluto agli amici di Mitico Snake e benvenuti in un nuovo video dedicato alla rubrica del mitico Rubik, ovvero la rubrica che parla solo ed esclusivamente del cubo di Rubik. Allora, vi stavo portando la soluzione del cubo di Rubik 4x4, ma per chi non avesse visto quei video, nelle info di questo video, nelle schede di questo video, nella descrizione e alla fine di questo video vi lascerò la playlist completa. Allora, in questo video sono intenzionato a finire quella che è la soluzione del cubo di Rubik 4x4x4. Allora, in questo video andremo a vedere quattro diversi casi di parità in cui potremo ritrovarci su 4x4, quindi direi di mettervi comodi ed andare al banco subito dopo la sigla. Ok ragazzi, come potete vedere qui sulla mia scrivania, ovvero sul banco di lavoro dove vi porterò alla fine della soluzione del cubo di Rubik 4x4 dedicato alla saga del mitico Rubik, ovvero la rubrica che parla solo ed esclusivamente del cubo di Rubik. Allora, vi stavo dicendo, qui sul banco abbiamo 5 diversi cubi, di cui 2 cubi di Rubik 4x4 e 3 cubi di Rubik 3x3. Questo per farvi vedere alcuni esempi per quanto riguarda la croce sull'ultimo strato che poi andremo a risolvere anche su 4x4. Allora, facendo riferimento alla soluzione del cubo di Rubik 3x3 che vi ho portato qui sul canale, uno dei casi che riguarda la croce sull'ultimo strato era questo qua, là dove non avevamo nessun cubetto messo a posto della croce, ovvero nessun cubetto portato verso l'alto, quindi ci stava un algoritmo che ci consente di portare sopra la croce sull'ultimo strato, e infatti eccola qui, quindi da nessun cubetto a tutti e quattro. Oppure l'altro caso in cui ci ritrovavamo era questo qua, il caso della linea orizzontale. Anche qui, grazie all'algoritmo che vi ho mostrato nei video precedenti, di cui vi lascio sia qua a destra nelle schede, alla fine di questo video e nella descrizione. Allora, stavo dicendo, linea orizzontale, e grazie all'algoritmo andavamo a portare la croce sull'ultimo strato, ok? Oppure il terzo caso in cui potevamo ritrovarci era questo qua della L al contrario. Grazie sempre all'algoritmo che vi ho mostrato durante i video, andavamo a risolvere anche questo caso qua e portare la croce sulla parte alta del cubo, ovvero sull'ultimo strato. Mentre invece su 4x4 la cosa è ben diversa. Come potete vedere, qua la croce abbiamo due diversi casi per riportarla sull'ultimo strato. Là dove abbiamo un solo cubetto, quindi qualsiasi algoritmo dei tre andiamo a fare, non portiamo la croce sulla parte alta in nessun modo. La stessa cosa anche qui, vi faccio subito vedere. Per esempio, se io utilizzo l'algoritmo della L al contrario, che poi non ci sta la L al contrario, come potete vedere ne portiamo altri due, ma l'ultimo rimane girato, quindi qua ci sta un algoritmo specifico che consente di girare questo cubetto della croce, questo spicolo della croce. La stessa cosa anche qui, se io vado ad utilizzare l'algoritmo, come potete vedere, della linea orizzontale oppure della L al contrario, non l'andremo a girare in nessun modo, rimane sempre invariato. Quindi sia per questo caso qua, vi faccio subito vedere, sia per questo caso qua e sia per questo caso qua, l'algoritmo è lo stesso, non cambia. Quindi dobbiamo fare in modo che abbiamo almeno un cubetto della croce qua nella parte alta e l'altro qua nella parte frontale. Posso un attimino questo qua e mi riporto un attimo dove abbiamo, scusate, ecco qua dove abbiamo la stessa situazione, ok? Quindi o uno o l'altra non cambia. Allora, cosa facciamo? Questo cubetto lo lasciamo così nella parte alta e noi dobbiamo guardare quello là che sta di fronte a noi, quello là che dobbiamo girare, ok? Quindi noi andremo a girare questo cubetto e poi dopo, in base a caso che andremo a riconoscere della croce, andremo ad eseguire l'algoritmo specifico. Allora, adesso mettiamo un cubo in questo modo, vi ripeto la posizione, il cubetto della croce, lo spigolo della croce qua nella parte alta del cubo e l'altro che guarda di fronte a noi, e facciamo il seguente algoritmo: R piccolo U2. Adesso
fatto questi due movimenti, queste due rotazioni, prendiamo il cubo da questa posizione, giriamolo così. Quindi tenete in considerazione il mio dito, guardate il mio dito e facciamo in questo modo qua, ok? E finiamo di fare l'algoritmo che va a girare il cubetto che ci riporta alla croce. Facciamo poi R piccolo U2, R piccolo U2, R piccolo primo U2, L piccolo U2, R piccolo primo U2, R U2, R primo U2, e alla fine facciamo un R primo girando tutti e due gli strati ed ecco che abbiamo girato questo cubetto di fronte a noi. Adesso ci siamo riportati al caso della linea orizzontale e qui possiamo eseguire l'algoritmo che ci porta a comporre la croce. Come vi ho detto precedentemente, ho questa situazione, l'algoritmo non cambia, è sempre uguale. Adesso noi con l'algoritmo che vi ho mostrato già nella parte precedente andiamo a girare questo spigolo per poi andare a completare la croce. Quindi qua ve lo faccio in maniera un pochino più accelerata proprio per farvi vedere che rispetto a questo caso non cambia nulla. Quindi dobbiamo considerare che uno spigolo deve guardare verso l'alto e l'altro deve guardare verso il basso, ma se ci ritroviamo in questa situazione dobbiamo mettere l'unico spigolo non girato della croce proprio di fronte a noi ed andare ad utilizzare l'algoritmo. Io ve lo faccio in una maniera un po' più accelerata ed ecco che andiamo a fare direttamente dalla croce, e da qui in poi possiamo procedere a fare l'OLL per poi finire il cubo. Adesso andiamo a vedere un altro caso di parità. Allora, la parità che riguarda il PLL, ovvero nella parte finale, là dove dovevamo andare a sistemare gli ultimi cubetti del cubo per poi finirlo. Allora, facendo sempre riferimento alla soluzione del cubo di Rubik 3x3 che vi ho portato su di questo canale, ci ritrovavamo in due diversi casi, ok? Allora, facendo riferimento sempre a quella soluzione, di cui vi lascio sempre il link qua nelle schede, alla fine di questo video nella descrizione, uno dei casi era questo, là dove avevamo i cubetti che dovevano girare in senso orario, quindi chiamiamola UPERM, anche perché si chiama proprio così, una UPERM. Quindi avevamo un algoritmo per ogni caso. L'altro caso era questo qua, dove avevamo addirittura 4 cubetti da mettere a posto, ok? Quindi facendo riferimento alla soluzione del cubo di Rubik 3x3, qui avevamo l'algoritmo e andava a finire il cubo, la stessa cosa anche su questo qua. Quindi andavamo a fare l'algoritmo ed ecco qua, scusate un pochino scivoloso, andava a finire il cubo, mentre invece su 4x4 la situazione è ben diversa, perché qui abbiamo 2 cubetti da mettere a posto e questo è un altro caso di parità. Quindi abbiamo uno qua e uno qua, e questi due, per risolvere questo caso, per poi finire il cubo, deve stare uno di fronte a noi e l'altro sulla parte posteriore, ok? Quindi in questo modo qua. Per risolvere questo caso di parità, vi ribadisco la posizione, un cubetto di fronte a noi che deve essere girato e l'altro sulla parte posteriore del cubo, ed andremo ad effettuare il seguente algoritmo facendo un R piccolo 2, R primo 2, U2, R piccolo 2, R primo 2, U piccolo 2, R piccolo 2, R primo 2, U piccolo 2, U2. Ed ecco che abbiamo risolto il cubo di Rubik anche con questo caso di parità sul PLL. Un altro dei casi di parità che potremo ritrovarci sul 4x4 è il seguente, là dove abbiamo 2 spigoli da mettere a posto uno di fianco all'altro, mentre invece gli altri 2 sono già ai loro rispettivi posti. Allora, su di questo algoritmo è lo stesso di prima, solo che vanno ad aggiungersi alcune rotazioni. Quindi
Non appena abbiamo questo caso là dove dobbiamo sistemare gli ultimi due spigoli uno di fianco all'altro, dobbiamo subito effettuare una rotazione in questo modo sull'asse X, in modo da portare uno in questa posizione sulla parte posteriore e l'altro sulla parte superiore del cubo. E facciamo queste piccole rotazioni aggiunte. Faremo un R'2, F'. Adesso qui andiamo ad eseguire l'algoritmo che abbiamo utilizzato precedentemente per andare a sistemare i due spigoli che erano uno opposto all'altro. E facciamo in questo modo. R'2, R'2, U2, R'2, R'2, U2. R'2, R'2, U'2, U2 e qui andremo a finire il cubo facendo un F, R2 e abbiamo finito anche il 4x4 con questo caso. Allora ragazzi, rieccomi qua, siamo ritornati subito dopo questi quattro casi di parità e come avete potuto ben vedere anche con questi quattro casi di parità il cubo di Rubik 4x4 riusciamo a risolverlo. Allora, io vi dico che sto ancora con un metodo a strati anche perché attualmente non riesco a stare dietro al metodo Sifo-Friedrich, però voglio portarvi una mia solvo proprio con il metodo a strati alla fine di questo video. Quindi che dirvi? Se anche voi volete imparare il cubo di Rubik 4x4, prendete spunto da questi video, imparate qualche algoritmo anche perché potrà servirvi. Che dire, finalmente abbiamo finito anche la soluzione del cubo di Rubik 4x4. Per quanto riguarda i prossimi video, beh, ragazzi, ci sto lavorando anche perché devono arrivare alcune video recensioni proprio di cubi, ma non voglio dire più nulla. Allora, voglio dirvi altro. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, se fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lasciate tanti bei pollicioni in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito, il pulsantino lo trovate proprio in basso a questo video. Attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. A voi non costa nulla, ma per me è un grandissimo aiuto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake. Trovate il link al mio profilo qua in basso nella descrizione, ma ve lo ricorda anche l'animazione. Facciamo che stia da questa parte perché sono in modalità specchio. Vabbè, non so regolarvi. Comunque l'animazione ve lo ricorda. E noi ci vediamo nei prossimi video, sicuramente con qualche altro video dedicato al mondo del cubo di Rubik, quindi alla rubrica Mitico Rubik. È stata dura lavorare sulla soluzione del cubo di Rubik 4x4, però alla fine ce l'ho fatta. Ma prima di lasciarvi, voglio lasciarvi ad una mia solvo proprio sul 4x4 e farvi vedere come è possibile scendere anche al di sotto del minuto e 40. Lascio a voi la solve e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Grazie.
Ho visto il contrario, detto perché ok, grazie ragazzi. Allora ho un tavolo qui e un tavolo alla cena, decidete voi, prego, accomodatevi. Allora intanto guarda, vi faccio una mia. Se vieni, prego, ci vediamo dopo. Ok. Dica. Bene. Bene. Oh.